Ciao ragazzi, bentornati nuovamente sul nostro canale. Come potete vedere, siamo di nuovo qui con Clock Tower per Super Nintendo. E ho deciso di farlo nuovamente, a parte il fatto che ho cambiato il finale, cioè adesso ci sarà il finale A, poi per fortuna il gioco ha modificato insomma alcune cose, quindi faremo delle cose diverse, non è uguale al finale S. E inoltre sarà sottotitolato in italiano perché grazie insomma ad una persona che ha visto i video del finale S e cioè commentando mi ha detto che esisteva una patch amatoriale fan-made fatta da italiani appunto con i sottotitoli, però soltanto in game, il menu e tutto è rimasto in inglese. Comunque, come vedete, è una partita tutta da capo, infatti il finale S manca e quello che andremo a fare adesso sarà il finale A. Ecco qua, come vedete, è in italiano insomma un po' strano perché qui la traduzione è un po' fatta alla lettera. Comunque, niente di che non sapevamo, alla fine le ragazze sono cresciute in questo college e vengono poi adottate. Tutto questo accade in settembre. Laura, sbrigati! Vogliamo essere lì prima di sera. Miss Mary? Sì? D'ora in poi, in che tipo di casa vivremo? Non sei stanca di chiederlo? Tranquilla, è un magnifico posto. Sicuramente, aggiungo io. Magnifico. Magari la casa in sé potrà essere bella. Ci siamo quasi, vedi? Ed ecco che la visuale si sposta a inquadrare la Magione Burrows con la torre dell'orologio che si innalza. Ed eccoci nuovamente qua, nella hall principale. Che posto enorme! Già, il salone è immenso. Devo cercare Mr. Burrows. Voi aspettate qui. Ed ecco che piano piano la stronza di Mary si allontana. E adesso noi possiamo fare le nostre azioni, insomma, normali per andare avanti con la trama. Se vi ricordate, dobbiamo parlare con Anne, Laura e Lotte. E alla fine, insomma, saranno tutte e tre preoccupate per il fatto che Mary ci stia impiegando tanto a tornare indietro. E poi inizierà la nostra esplorazione. Ok, ritorniamo a parlare con Anne, con Laura e successivamente con Lotti. E poi andiamo tutto a sinistra come sempre. Anche in questa parte farò morire Laura perché Anne mi sta più simpatica. Ecco qua. Facciamo i nostri soliti passi, passetti. Là ci sono degli occhi, guardate. Chi sarà stato a guardarci? Ragazzi, andiamo, non scherzate.
accendiamo la luce, anche se vabbè alla fine non è che ci serve chissà a che cosa, però un ambiente illuminato va sempre meglio. Ok, adesso andiamo da questa parte. Come sempre, liberiamoci la via di fuga, quindi entriamo in questo corridoio, ci arrampichiamo per tutti i massi caduti, prendiamo il masso e apriamo questo varco. Oh, ecco qua. Preso sasso. Utilizzatelo qua, anche perché comunque oltre a liberarci la via di fuga ci servirà più avanti. Come sempre non andate avanti, torniamo subito indietro. Ok, adesso come sempre dobbiamo entrare qua e andare a cercare la chiave, la famosa chiave, quella che abbiamo un 50% di probabilità a partita di trovarla, ma io avrò culo anche questa volta e non la troverò. Ok, dovevo accendere la luce e non uscire. Vediamo un po'. Ok, adesso ce l'abbiamo fatta. Esaminiamo la scatola, ma dirà che è vuota. Infatti, non sapevo. Allora, adesso dobbiamo andare nella camera da letto. Però la camera da letto era l'altra parte, se non mi ricordo male. No, no, era da qua dentro, dobbiamo andarci, sì. Momentaneo vuoto di memoria. Allora. Ok, non esaminate lo specchio perché non ha senso far spaventare Alissa inutilmente. Esaminate la foto se volete, ma ci sarà la foto, insomma, dei bambini. Bambini, piccoli demoni. Ok, prendiamo la boccetta di profumo che come sempre ci servirà per il finale. Liberiamo il pappagallo stronzo e poi lo imprigioniamo in mezzo alle coperte rosse. Ecco qua. Quanto lo odio questo pappagallo. Dai Jennifer, ci stai una vita. Ok. Dai, ciappalo. Perfetto. Adesso possiamo proseguire, però ovviamente prima facciamola riprendere. Velocizzo come sempre la parte quando la faccio riprendere perché è lunga, altrimenti insomma ci vuole un po' di tempo. Ok, usciamo di qua. Siamo sempre nel corridoio e adesso andiamo a fare il nostro bellissimo incontro con Bobby. Ok, eccoci qua. Lasciate la porta aperta. Ma purtroppo la chiude. Ok, esaminate la tenda del bagno.
Ed ecco la nostra Laura caput. Proprio sadico, eh? C'è il nostro Bobby deformato che ci rincorre con le cesoie. Stavo cercando di capire che colore ha i capelli. Sembrano un castano che va sul biondo, un biondo cenere, cosa del genere. Comunque, qua lui ci taglia dalla strada, quindi non andate dritti, ma entrate direttamente da questa porta. Potete nascondervi sotto il letto, ma come sempre ci sono alte probabilità che lui sfondi la porta mentre vi state nascondendo. Quindi io preferisco sempre il buon nascondiglio oltre la crepa che abbiamo fatto all'inizio. Ci vuole un po' di più per arrivare, però comunque è il nascondiglio più sicuro, perché oltre Poppy non arriva. Ok, stanchissima. Se Bobby ci becca adesso, facciamo un game over. Però ormai dovremmo avercela quasi fatta. E ci siamo, ragazzi, siamo salve. Facciamola riprendere piano piano. Ecco qua. Non andare in là. Ok, adesso dobbiamo di nuovo ritornare nel corridoio dove eravamo andati prima che siamo entrati nel bagno, però nuovamente non entriamo nel bagno, ma come nel video per insomma, la soluzione per il finale S, dobbiamo andare tutta a sinistra nell'altro atrio. E dobbiamo andare a reperire la chiave d'oro. La chiave d'oro che, visto che non abbiamo trovato in quella camera, insomma, dentro la scatola, la dobbiamo andare a prendere nel nido che si trova al corridoio al primo piano. Adesso velocizzerò un po' la salita delle scale. Ok. Andiamo a sinistra. E dobbiamo andare nell'unica porta accessibile per il momento, che non è questa, perché questa è chiusa a chiave. Dai, vieni più in qua. Ok. Ecco, facciamola riprendere come sempre. Scavalchiamo questa grossa scatola ed esaminiamo il nido. Ok, adesso possiamo interagire con lo scatolone. La cassa, anzi, più che scatolone. Ed esaminiamo di nuovo il nido. Ci dirà che è pieno di schifezze e poi troverà la chiave. Ok. Ah no, è la chiave della ovest, scusate, ho fatto confusione. Beh, mentre mi mangio le labbra. Allora, entriamo nello sgabuzzino. Se vi ricordate, qua dobbiamo prendere l'insetticida che ci servirà per prendere la chiave d'oro. Ecco, era qua la chiave d'oro. Poi la corda, che anche per questo finale non ci servirà, ma io lo prendo comunque. E il vestito nero dall'altra parte della stanza. Ok, piano piano prendiamo tutto.
Prima vi ricordo che dobbiamo esaminare questa cassa, così Jennifer vedrà che è troppo alta per arrivarci e spingere a quest'altra cassa. Ok. Preso abito nero. Usciamo adesso perché qui non abbiamo più niente da fare. In quella stanza c'è una cosa che mi ricorda Rule of Rose, però non vi dico cosa. Vediamo se chi ha giocato ha l'occhio e coglie quello che ho visto io, ecco. Ok, adesso scendiamo. Velocizzo come sempre. Facciamola riposare. Ok, e andiamo tutta a sinistra. Mamma mia, Jennifer, ti stanchi subito però. Ok. Entrate nella prima porta e se non ricordo male dovremmo essere in cucina. Perfetto. Utilizzate subito l'insetticida qua, che se vi ricordate era pieno di insetti, e qua prenderemo la chiave. Poi vi ricordate il prosciutto che vi avevo fatto, cioè avevo preso nella parte S, però vi avevo detto che non serviva per questo finale. Qui è essenziale prenderlo perché ci salverà la vita più avanti. Ecco qua la chiave d'oro. Prendiamo il prosciutto. C'è della carne. Pezzo di bue. Vuoto. Ok. Riposati e andiamo. Questa parte faremo un incontro in meno con Bobby perché non dobbiamo per fare il finale A, non dobbiamo visitare la camera segreta. Quindi, se vi ricordate, c'era una possibilità che dalla cassa uscisse nel magazzino, uscisse lui oppure il gatto. Siccome lì non dobbiamo, insomma, andarci, non vedremo niente, no, non lo vedremo. Comunque, sono uscita da questa stanza perché è essenziale che per il finale A che qui ci sia Mary. Quindi, se vi capita, come è capitato, come è successo adesso a me, che entrate e lei non c'è, uscite dalla stanza e rientrate finché non... Eccola qua. Jennifer le correrà incontro. Sta andando per il meglio. Già, se una mi parla così, dopo che io ti dico che tutte sono scomparse, me la sarei data a gambe, no? Bevi questo, ti calmerà un po'. E io, ovviamente, da stupida, lo bevo. Ok, adesso ci sarà la parte in cui il prosciutto ci serverà il culo. Eccoci qua, siamo chiuse in questa bella gabbia. Esaminate subito questa persona, però dandoci la carne. Ecco qua. Simon Burrows. Ecco qua. E cannibale.
proprio ora lui ti osserva. Sono tutti matti. Sì, dalla culla sotto la stella. È ovvio che si sta riferendo a Dan. Lui osserva Jennifer per un po'. Ecco qua che Lotti ci verrà a salvare. Guardate com'è prosperosa, eh? Un secondo, ti tiro fuori. Ok. Scappiamo. Usciamo da qui prima che arrivi Mary. Svelta, Jennifer! Ok, adesso corriamo, però purtroppo per la nostra Lotti è arrivata la fine. Non pensate di far fuori Mary a mani nude. Dovete interagire con questo bastone e poi farà tutto Jennifer. Una bella mazzata in testa e ta! Via, ma fregagli il fucile, c'è cioè già che ci sei, scusa. Comunque, adesso andate tutto a destra e siamo, come potete vedere, nel cortile. Il cortile che abbiamo sbloccato con il sasso. Entrate e questa parte per il momento si conclude qui. Grazie per averci seguito, ci vediamo alla prossima con il finale A. Ciao ragazzi!